Miss e Mister Pino Marzano, ovvero i primi finalisti di quest'anno, che appena iniziato ma già si preannuncia straordinario. Congediamo i nostri ragazzi con l'applauso, ci vediamo dopo. Io sono circondato da una giuria meravigliosa e devo dire anche per me è un piacere tornare naturalmente qui al Don Peppino come facciamo ogni anno dopo naturalmente i grandi fasti della finalissima 2023 che però purtroppo non ho presentato io per vari motivi ma l'ha presentata la meravigliosa Elisabetta del Medico, eccola qua, questa sera giustamente riposa. Una finale che si è consumata in tre meravigliose serate nel teatro della Costa Pacifica in mezzo al Mediterraneo e che è stata vinta da due meravigliosi fanciulli che vi presento adesso. Sono i nostri nuovi Miss e Mister in carica, Miss e Mister Model 2023, ovvero Matteo Bombaggi Varisco, Mister Model 2023 e Noemi Grassi, Miss Model 2023. Venite qua, venite ragazzi. È un déjà vu perché loro hanno vinto durante l'anno la stessa tappa, che era la tappa di Ghedi, e poi si sono ritrovati in finale e hanno vinto ancora in coppia, quindi una bellissima coppia, devo dire, artistica che ci accompagnerà per tutto quest'anno, Miss e Mister Model 2023, Noemi e Matteo. Vi va di fare una sfilatina durante, per farvi vedere dagli amici del Don Peppino? Prego ragazzi! Iniziamo a entrare nel vivo della competizione. Cosa succederà? Voi lo sapete bene, lo spiego agli amici che magari ci vedono per la prima volta. Noi valuteremo le ragazze e i ragazzi in tre diversi momenti. La prima uscita è quella in abito elegante e chiaramente la giuria valuterà il portamento e l'eleganza. La seconda uscita invece prevede una prova comunicazione nella quale faremo parlare le nostre miss e i nostri mister e la giuria andrà a valutare la comunicazione, e poi la terza uscita è quella in costume da bagno per giudicarne la fisicità. Tutto questo avverrà questa sera. Ancora questa sera ci sarà l'estrazione dei premi e sempre questa sera anche l'elezione e naturalmente la fasciatura della Miss e del Mister che si aggiudicheranno il titolo di Miss e Mister Don Peppino Marzano. Ma partiamo conoscendole, ve le presenterò una per una e uno per uno con nome, cognome, età e da dove arrivano, e partiamo dalla numero uno che si chiama Mary Le Rose. Conosciamo anche la numero 2, si chiama Daisy Molinaro. Proseguiamo con la numero 3, che sono due, è una doppia miss, perché sono due gemelle, si chiamano Benedetta e Sofia Ghidini. Ci prendiamo una piccola pausa dalla bellezza femminile e conosciamo il nostro numero uno che si chiama Vasile Lionel Timis, eccolo qua. Proseguiamo con il numero due che si chiama Filippo Concari.
E adesso accogliamo anche il numero 3, che si chiama Gabriele Massardi. Abbiamo conosciuto tutti e tre i nostri mister di questa sera, ma siamo rimasti naturalmente in debito di qualche fanciulla che andiamo a conoscere adesso, ripartendo dalla numero 4, che si chiama Sara Sandrini. Vogliamo anche al numero 5, il suo nome è Francesca Martinazzi. E siamo pronti anche a conoscere ed accogliere la nostra numero 6, si chiama Elisa Gelmini. Adesso abbiamo un momento particolare perché c'è una prova comunicazione. Le nostre fanciulle non devono essere soltanto belle e perfette, ma devono anche saper comunicare. Allora io ho 40 domande in questa cartelletta. Ad ogni fanciulla faremo una domanda che sarete voi a scegliere in maniera assolutamente casuale. Non va valutata la risposta, perché non ci sono risposte giuste o sbagliate, va valutato ovviamente l'approccio che la fanciulla e il fanciullo avranno con il microfono e anche la simpatia che riusciranno eventualmente a trasmettere alla nostra giuria. Quindi io farei entrare le prime tre miss per la prova comunicazione. Ovviamente sono 4 perché la 3 è doppia, giusto Elisa? Tu mi aiuterai, bravo, col microfono. No, me lo passi? Allora fate così, voi fanciulle schieratevi tutte e 4 in modo da farvi vedere. Oh, molto brave. Tu Elisa stai qua al mio fianco col microfono. Io vi muovo tipo la scacchiera, giusto? Occhio che dai le spalle a Franco, che è drammatica la situazione. Perfetto, mettiti pure qui, bravissima. Qui in mezzo arriverà una fanciulla. È facile, non è? Allora, attenzione, abbiamo la numero 1, Mary Le Rose. Vieni, cara. Basta, la lasci lì, giusto? Te ne vai, vabbè. Mary, come va? Bene. Tutto a posto, perfetto. Mi dite un numero da 1 a 40, vai. 20. Mary, la domanda per te è questa. Qual è lo scherzo più riuscito che hai fatto nella tua vita e a chi lo hai fatto? Raccontacelo. Avrai fatto qualche scherzo nella vita, giusto? Ci sto pensando. Pensaci. A un parente, a un amico, a un'amica, uno scherzettino telefonico. Si fanno ancora i scherzi telefonici, è una roba da gente anni 80, va bene. Da vecchi, grazie. Allora, avevo questa mia amica. Sì? Che aveva questo fidanzato e noi due eravamo molto simili. Sì? Eravamo molto uguali. E in discoteca il ragazzo si è confuso con me e gli ho tirato un schiaffo. Ripensavo che fosse io la fidanzata, in realtà non ero io, gli ho tirato uno schiaffo. Ma secondo me lui si è accorto, però ha voluto fare il furbetto, eh? Quindi lo schiaffo l'ha fatto lui. Com'è che si chiama questo tizio? Prendi nota, aspetta. Federico, va bene, accettiamo la risposta però, perché è un aneddoto divertente. Grazie Mary, passa pure il microfono alla numero 2 che si chiama Daisy Molinaro, l'applauso per lei. È imbarazzante qui perché la giuria è un po' di più, un po' di lì, devi guardare di qua, di là, guarda dove vuoi, non ti preoccupare. Qualcuno mi dica, Anthony, un numero dall'1 al 40. 11. Daisy, bel nome, c'era anche una
vecchio pezzo di Daniele Groff, te lo ricordi? Daisy, va bene. Sei il presidente del consiglio, devi creare un piccolo governo, devi nominare un ministro dell'economia, un ministro della pubblica istruzione o uno dei beni culturali, chiaramente scelti tra amici tuoi o personaggi dello spettacolo non politici. Chi mettiamo al ministero dei beni culturali, per esempio? Ho detto non politici, vivi poi così. Ah, io? Ho capito Berlusconi. Vabbè, lascia stare. Non lasciarti distrarre. Miei, qui c'è... miei conoscenti. Sì, conoscenti tuoi o anche personaggi pubblici, famosi, cantanti. Beni culturali, qualcuno che se ne intenda di arte, possibilmente, giusto? E che non rubi i quadri, possibilmente, spacciandoli per suoi. Qualcuno di serio. Ti vedo deciso sull'argomento. Vai, passiamo a un altro, pensaci. Passiamo al Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi il Ministero della Scuola, chi ci metteresti? Anche una tua vecchia insegnante che stimavi. Ci metterei il sindaco del mio paese. Ok, il tuo paese è? Castelverde. Castelverde, il sindaco come si chiama? Locci. Locci, quindi il sindaco Locci lo spostiamo al Ministero della Pubblica Istruzione, perché? Perché lei era la maestra, la mia maestra del... Ah, perfetto, perché è del campo, sul pezzo, quindi abbiamo un ministro perfetto. Poi, Ministero dell'Economia, chi ci mettiamo? Chi è la migliore economa o economo che conosci? Mio papà. Quindi il papà, quindi in famiglia i conti li tiene il papà? Famiglia rarissima quindi, eh? Bene, come si chiama il papà? Marco. Marco, ministro dell'economia. Ci manca a questo punto il ministro dei beni culturali però. Chi nominiamo? Non ce l'hai proprio. Qualcuno che sei, qualcuno appassionato d'arte, che gli piacciono i quadri, i disegni, gli scarabocchi, le sculture. Una è piena di ragazzi che amano l'arte, quindi è difficile scegliere. Però un amico tuo ce l'hai in mente, dai. Un amico mio... Di un nome a caso. Arianna, un amico Arianna, ai beni culturali. Grazie Daisy, ci hai convinto. Venite fanciulle, fate un passo avanti e chiedo l'applauso per Benedetta più Sofia Ghidini. Da Lumezzane, dove il nome Ghidini, insomma, è abbastanza conosciuto. Allora, care amiche mie, 14 anni a testa, mi dici un numero dall'1 al 40? 5, 5, vediamo un po', chi risponde di voi? Non si sa, chi vuole rispondere? Qual è il vostro personaggio storico preferito e per quale motivo? Napoleone. Allora, facciamo così, rispondono entrambe, perché non è che il personaggio storico è unico per tutte e due, magari hanno due diversi personaggi. Napoleone perché? Perché io amo i cavalli e lui amava i cavalli. No, mi sembra una buona motivazione. Invece, per quanto ti riguarda, qual è il tuo personaggio storico preferito? Siamo gemelle, quindi anche Napoleone. Anche tu Napoleone, perché anche tu ami i cavalli? Che di cavallo bianco proprio. Ah, il famoso quadro di Jacques-Louis David con Napoleone sul cavallo bianco impennato, famosissimo. Esatto. Per quello. L'avete visto al Louvre, eh? Siete mai state? Al Louvre. Andateci, che è lì, il quadro è lì. Va bene, allora facciamo l'applauso a Benedetta e Sofia. E anche alle altre due miss che adesso si congedano perché il loro compitino di comunicazione l'hanno fatto e le aspetteremo invece più tardi per la prova costume. Grazie ragazze! E mentre congediamo le fanciulle chiamerei i nostri maschietti, i mister, per lo stesso gioco, quindi entrino i nostri maschietti! Io consegno già il microfono al nostro numero uno che si chiama Vassile Ionel Timis, vieni caro, qui al mio fianco, l'applauso per lui. Betta un numero dall'1 al 40 per Vassili. Vassile. 24. Allora, ci dovresti dire quali tre libri porteresti con te su un'isola deserta. Non mi piace leggere. Preferisco le serie TV.
allora non ti piace leggere, va bene, nessuno è perfetto, però sicuramente ci sarà qualche libro. Sì, che tanto io scherzo, io non ho visto che braccia che ha questo, mi dà un checco e finita, per sempre, vabbè. Dedicato al bodybuilding, qualcosa tipo come la storia di Arnold ho letto. Buono, Schwarzenegger immagino, giusto? Esatto. Ok. Anche perché lui è stato uno straordinario bodybuilder poi prestato al cinema. Certo, è l'icona del bodybuilding. A questo punto mi interessano le tue letture però, la storia di Arnold Schwarzenegger mi piace. Poi che altro libro c'è sul bodybuilding da leggere? Oddio no, principalmente leggo magari come imparare a fare autogestirmi nell'allenamento, un po' noiosetto, alimentazione. Magari può essere utile a tutti, magari per poter dimagrire, insomma, stare bene con se stessi. Adesso i libri però da portare sull'isola ci sono, eh? Quindi l'applauso a Vassile che ce li ha. Grazie caro, passa pure il microfono. Il numero 2 come si chiama? Chi è? Filippo, giusto? Filippo, esatto, compare l'applauso. Buonasera a tutti, signori. Speriamo bene, Filippo, che domanda ti capita qua? Hai un numero da 1 al 40? 32. Allora, raccontaci di che cosa hai paura, cioè quali sono le tue fobie? Allora, una delle mie più grandi fobie... Guarda, è una domanda molto interessante. Yeah. È molto... Ah, sì, sicuramente... Allora, sì, non è... Ti suggerisce? Mi ha detto è diventare secco. Ok, faccio palestra, faccio bodybuilding. Ecco, sì, una che è stata una mia grande paura in passato era stata quella di non potermi piacere allo specchio, quindi la mia forma fisica in passato non è sempre stata questa, ho avuto diversi problemi fisici, sono stato comunque in sovrappeso, sono stato anche nell'anoressia, quindi una mia grande paura all'epoca era quella di non sentirmi mai all'altezza di un palco o comunque di una platea, di un pubblico come può essere quello di stasera, ad esempio. Quelli che sono riuscito a fare anche nella mia vita, ecco, un motivo per il quale sono anche qua ad oggi, oltre che vabbè, chiaramente a farmi un'esperienza, conoscere un sacco di ragazzi e ragazze, divertirmi, è quella sempre di ricordarmi che nonostante il mio passato un po' altalenante, posso prendermi ogni giorno la mia rivincita, cercando di essere migliori fisicamente, mentalmente parlando, perché appunto in passato una delle mie più grandi paure era quella magari di stare all'altezza, di non piacermi e di chiaramente non avere autostima. Spigliato adesso ce l'ha, l'autostima ce l'ha, è spigliato, quindi... Abbiamo fatto un bel lavoro e siamo sempre work in progress, quindi Sei un bel esempio anche per quelli che magari hanno poca autostima e vorrebbero arrivare a questo punto. Grazie Filippo! Ed ora il numero 3, che si chiama Gabriele Massardi, merita l'applauso. Buonasera. Vostro. E anche una domanda. Flavio, un numero da 1 a 40. 1. Qual è il tuo supereroe preferito e per quale motivo? Dal pubblico hanno indovinato, la risposta sincera è Iron Man, ma spiegaci il perché sono tantissimi supereroi, ciascuno con i propri, diciamo così, pregi, difetti, poteri, perché Iron Man? Sono un fan del character design del personaggio, proprio sono rimasto affascinato anche da come è stato interpretato nella versione cinematografica. Da Robert Downey Jr. Chiaramente che... ormai è diventato Tony Stark per tutti. Esatto, e che è diventato l'attore preferito. Quindi... non poteva che essere lui. Mi pare che abbia risposto in modo esaustivo. Perfetto, grazie Iron Man e un bel applauso ai nostri tre fanciulli che hanno fatto anche loro il loro compito di comunicazione, che adesso concediamo, li rivedremo naturalmente dopo. Se ne vanno per lasciare naturalmente il posto alle tre miss che abbiamo ancora da vedere, ma soprattutto da ascoltare in questa prova comunicazione, e quindi che entrino le nostre fanciulle, eccole. Consegno il microfono, la numero 4 ve la presento, è Sara Sandrini, l'applauso. Vediamo quale domanda ho per te. Giancarlo, numero dall'1 al 40. 10. Già fatta, un numero diverso. 14. Allora, cara Sara, hai il potere di far scomparire una sola cosa nel mondo. Cosa faresti sparire? Secondo me non valgono le persone, proprio una cosa anche astratta, una cosa brutta che non ti piace, che faresti sparire?
La rabbia. La rabbia in generale? Sì. Quindi quella cosa che causa la maggior parte dei problemi. Sempre felicità e positività. Quindi tutti felici e contenti, ma non trovi che poi sarebbe un po' noioso magari, senza nessuno mai che si arrabbia? La rabbia fino a un certo limite. Ah, ok, quindi un po' ci si può, un po' passionale, un po' sanguigni si può essere, esatto. Però senza esagerare, esatto. Senza superare. Bravissimo. Giusto il limite. Brava Sara, ci piace, l'applauso per lei. Passa pure il microfono alla numero 5, che si chiama Francesca Martinazzi. L'applauso lo facciamo anche a Francesca. Enrico, un numero dall'1 al 40. 23? Per forza, per forza. Allora, cara Francesca, potendo invitare chiunque al mondo, chi inviteresti a cena e per quale motivo? Non deve essere per forza una cena romantica, lo diciamo. Puoi invitare a cena qualunque persona perché hai voglia di conoscerla meglio, di parlare di qualsiasi cosa. Il mio cantante preferito. Chi si chiama? Gazzelle. Gazzelle, che ovviamente sai perfettamente chi è, giusto? Allora, raccontaci chi è, racconta dei boomer ormai sfatti che ascoltano solo De André, chi è Gazzelle e perché ti piace così tanto? Allora, Gazzelle è un cantante indie e mi piace tantissimo. Quindi che viene dall'India, giusto? No, scherzo. Vabbè. Indipendente, si intende, vabbè. E diciamo che mi piace tantissimo perché il testo delle sue canzoni mi rispecchia molto. E quindi mi piacerebbe conoscerlo anche in modo tale che magari mi canta una canzone. Ah, quindi tu vai a cena perché così lo conosci, esatto. Ti fai spiegare anche perché scrivi questi testi. Ma di cosa parlano le canzoni di Gazzelle che tu ti rispecchi così tanto? Di amore finito. Come quelli cocciante comunque, alla fine i temi poi sono quelli, no? Amore, amore figo come di Andrea, esatto. Andrea è anche di robe interessantine di cui parlava nessuno. Comunque, amica mia, Gazzelle ti aspetta per una cena qui al Don Peppino. Speriamo. Tra poco. Va bene, grazie a Francesca. Il microfono per la nostra Elisa Gelmini, l'applauso per la numero 6. Allora Elisa, ti... Noemi, un numero da 1 a 40? 12. Qual è il tuo film preferito e per quale motivo? Stai attenta a quello che rispondi, sennò qui qualcuno magari si incazza, vai! Vabbè, per chi mi conosce ovviamente vado sul banale, ovviamente Spirit, perché ho la passione dei cavalli, semplicissimo. È vero, ricordiamo cos'è Spirit però, è un film d'animazione se non sbaglio, giusto? Sì. Animazione della Pixar? No? DreamWorks? È il tuo preferito, devi sapere di chi è. Però di cosa parla Spirit? Dai, raccontalo per chi non l'ha visto. Io non l'ho visto, per esempio, devo ammetterlo. Di questo cavallo selvaggio, quindi tutta la storia di amicizia sia con l'Aquila che con un indiano d'America. Così. Non da raccontarci il finale, ma finisce bene o male? Bene. Se, ed era DreamWorks. Si sono consultati, perfetto. Finisce bene, non l'hai detto con grande convinzione, quindi ci hai incuriosito sull'andare a scoprire questo film. Grazie Elisa Gelmini, viva Spirit, viva le nostre Miss, l'applauso per loro tre. Va bene, ci siamo con la terza e ultima uscita. Allora, in questa uscita, al di là del fatto che le ragazze appunto saranno in costume da bagno e la giuria andrà a valutare la fisicità, però scopriremo anche qualcosa di più delle nostre miss e dei nostri mister, perché dietro le quinte abbiamo fatto una domanda uguale per tutte e per tutti, ovvero qual è stato il gesto più romantico che hai fatto nella tua vita. Loro ci hanno risposto a freddo, quindi pensandoci, dandoci una risposta ponderata, e le risposte ve le rivelerò naturalmente nel mentre che vedremo sfilare le nostre fanciulle e i nostri fanciulli. Quindi ripartiamo dalla numero 1, ci siamo? Grazie anche alla nostra Georgiana Ene, meravigliosa coreografa del concorso ormai da 3 anni. E la numero 1 si chiama ancora Mary Le Rose.
Sofia Ghidini. Ed ora spazio anche alla bellezza maschile, ripartendo con i nostri mister dal numero 1, Vassile Yonel Timis. L'applauso. Procediamo con il numero 2, rivediamo Filippo Concari. Accogliamo anche il numero 3, che è ancora Gabriele Massardi. L'applauso per Gabriele. Salutando il nostro Gabriele Massardi, siamo pronti a riaccogliere anche le nostre miss che ci mancano, a partire dalla numero 4, Sara Sandrini. Giovanissima mamma, e accogliamo la numero 5, Francesca Martinazzi. Avanti con la numero 6, accogliamo Elisa Gelmini. E a questo punto la giuria ha finito il suo compito, verranno ritirati adesso i fogli di voto in modo che Franco Mussari, il nostro patron, possa fare tutti i conteggi del caso, e già questa sera ovviamente andremo ad eleggere Miss e Mister. Intanto anche Giulio Urbinati, puoi raggiungermi perché tu sei qua a rappresentare Giniferro Team, così spieghiamo bene ai nostri amici dove e come potremo rivedere questa... Mi aspettavi al barco, eh? Come e dove potremo rivedere questa serata grazie appunto al vostro team straordinario? Allora, la serata questa sera verrà chiusa, domani verrà scaricata sui nostri computer, dopo noi andremo ad editare, tagliare, sistemare, aggiungere le musiche, togliere questo e quello all'incirca, facendo un filmato al giorno più o meno. Noi di selezione ci mettiamo più o meno 3-4 giorni a montare un'intera tappa, perché comunque calcolate che iniziamo a registrare all'inizio di quando tu parli, neanche dalla sigla, e finiamo dopo che hanno finito le foto le ragazze, quindi è 3-4 ore. Tanta roba, tanto materiale. Ininterrotte da tagliare e sistemare, però dopo lo si trova completo, già editato, sul canale YouTube di Giniferro Team, dove si può trovare anche sul blog, quindi se si cerca semplicemente su Google Giniferro Team si va nel blog, dove c'è anche tutto l'articolo dove raccontiamo la serata in breve, e alla fine si trova il video, quindi là c'è tutto, si può anche scaricare.
Ma io direi che a questo punto vale la pena anche iscriversi al canale YouTube di Gigi Ferro, sì. Anche perché non trovate appena questa tappa, voi intanto venite a trovarci e trovate anche altre tappe del concorso Miss. Allora, noi andiamo sul canale per gli iscritti, ovviamente. Allora, chi non è iscritto al canale va nella home page e si deve andare a cercare. Noi invece per gli iscritti abbiamo creato tutte delle playlist con tutti i loro concorsi preferiti, quindi tu sai che quando ti esce magari, non lo so, Mr. Model e vuoi andarti a vedere quello, però magari vuoi anche vederti le tappe dopo, tu vai lì, hai tutta la tua cartella e in sequenza te li vedi tutti, tipo una serie TV del nostro mister. Esatto, bello, no? Interessante, interessante. Io poi ho visitato il vostro canale YouTube, sono anche iscritto in realtà, e ci sono, devo dire, tranquillo che noi ti avevamo iscritto, comunque controllate tutti quelli che si iscrivono. Allora, quando riusciamo, soprattutto magari di periodi che vanno da metà novembre fino a prima di San Valentino, per noi è un momento che è abbastanza morto con i concorsi, perché non ce ne sono tantissimi, è un periodo un po' anche le nostre ferie. Non ci siamo neanche noi in quel periodo, okay. Solitamente facciamo la semifinale dicembre. Magari andiamo a vedere un po' gli iscritti, le persone che ci seguono, da che parte del mondo provengono, cioè a noi ci piace anche tantissimo magari andare a vedere le nazionalità di chi ci segue per magari poter portare le cose magari anche in lingua, infatti adesso c'è una ragazza che viene con noi che sa anche altre lingue, proprio per avere anche maggiore inclusione. Bene, grazie Giulia, grazie a Mario, naturalmente siete due persone straordinarie. L'applauso lo facciamo a Giulia Urbinati, lei adesso ha parlato, ma lei è anche una modella, posata, ha fatto cose importanti. Mi dicono dalla regia che siamo pronti per la premiazione, allora io direi che se anche Georgiana è pronta io farei entrare i maschietti per l'elezione di Mister Don Peppino Mazzano. Allora qui c'è poco da fare, c'è una fascia sola a disposizione, la fascia di vincitore di questa sera, che naturalmente permette di accedere direttamente alla finalissima 2024, si è appena svolta quella 2023, la finalissima 2024 sarà all'inizio del 2025, quindi un po' di pazienza, però qualcuno di voi già se la guadagna questa sera. Allora io vorrei qui Emily, ovvero la first lady del nostro Don Peppino. Emily, sei pronta? Sai che il ragazzo che indosserà questa fascia rappresenterà ancora una volta il ristorante Don Peppino nella finalissima di quest'anno? E il vincitore è... Mister Don Peppino è il numero 2, Filippo Concari! Per il Don Peppino, vai Filippo! Naturalmente la nostra coreografa ufficiale che sta preparandosi anche per la premiazione delle fanciulle, che naturalmente approntiamo subito, quindi chiamerei qua nella zona scenica le nostre Miss.
diverso dall'altro a rappresentare sei tipi di bellezza. Sicuramente soltanto una sarà la nostra vincitrice di questa sera, lo scopriremo però alla fine di un lungo percorso, perché le fasce a disposizione in questo caso sono 5 più due fasce sovrapponibili, quindi due fasce non assegnate dalla giuria di questa sera. La prima di queste è la fascia social, ovvero la fascia che viene assegnata su Facebook attraverso i composite che vengono pubblicati i giorni precedenti la serata, e il popolo di Facebook decide la sua preferita. Quindi partiamo dalla fascia social ed assegnarla vorrei, qui mi dicono Alberto Conti, ma penso il Chips a questo punto. Vieni Chips, il nostro Salvo Mina Cappelli, l'applauso per lui e la sua barba. Vi ricordo che la Miss che stiamo per fasciare resta comunque poi in gara per ovviamente le fasce ufficiali. Il popolo di Facebook ha scelto e deciso che la più bella delle nostre Miss è la numero 5, Francesca Farsinazzi. Complimenti Francesca, fatemi passare, vi prego. Allora abbiamo il nostro Flavio Namaste Shindo che adesso si occuperà di consegnare un'altra fascia sovrapponibile, una fascia speciale che di quando in quando assegniamo nel nostro concorso. Una volta che vi dico il nome della fascia capirete anche chi la vince, è la fascia speciale di Miss Model Mamma ed è per Sara Sandrini. Sara. E adesso passiamo invece alle 5 fasce ufficiali, ovvero quelle decretate dalla nostra giuria di questa sera, che ringrazio ancora una volta per la straordinaria competente professionalità e a cui do la parola per l'ultima volta grazie a una rappresentanza straordinaria che è quella di Elisabetta Del Medico. Ci racconti com'è stata la serata da parte, diciamo così, di una giurata? Allora, stare da questa parte è sicuramente interessante perché è anche un po' scomodo, ti dico la verità, perché le ragazze sono sempre tutte molto brave, molto belle e è difficile decidere di selezionare e dare delle votazioni. Secondo me sono sempre tutte vincitrici, dato che sono qui questa sera e hanno avuto il coraggio, i sorrisi e la voglia di mettersi in gioco, quindi a prescindere, solo per questo siete tutte vincitrici. Brave ragazze, brave tutte e complimenti a tutte. Grazie Betta, ed ora la fascia di quinta classificata assegnata ancora da Flavio Namaste Shindo. L'applauso per Flavio, che oltre alla fascia porta sempre anche un bel regalino che è appunto questo massaggio sacro femminino. Ma Flavio, sai che stasera non ne abbiamo parlato? Beh, ci rifaremo nelle varie tappe, comunque lui è uno straordinario portatore di riti sciamanici che permettono di riequilibrare i chakra della donna e non solo, attraverso questo massaggio straordinario del quale, se voleste sapere di più, c'è qua Flavio che ve lo può spiegare molto meglio di come posso fare io. Quinta classificata, fascia da dividere in due perché sono Benedetta e Sofia Ghidini. Gemelle di Lumezzane al quinto posto, quarta classificata, fascia BVM Academy, vorrei Anthony Lee ad assegnare appunto questa fascia, quarto posto, e al quarto posto il nostro meraviglioso Anthony. Anche a te non ho chiesto niente dall'Accademia. Ma stasera ero arrabbiato perché sei troppo bello ed elegante. Sai che io quelli troppo belli mi stanno sulle palle. Allora,
accademia straordinaria che è quella del nostro Anthony, ma sono tutti qui a vostra disposizione, quindi chi volesse sapere di più sui nostri partner, sponsor, giurati, possono ovviamente approfittare di queste serate per informarsi. E intanto al quarto posto abbiamo la numero uno, Mary Le Rose. A premiare la terza classificata, quindi qua non si scherza più perché qua siamo al podio, eh? Il podio, terzo posto per musica tensiva per accompagnare questo momento. Chi sarà la terza classificata? Scopriamo subito. È la numero 6, Elisa Gelmini. C'è un secondo posto e chiamo Daniela Bosetti. Daniela Bosetti, City Sport, seconda classificata è la numero 4, Sara Sandrini. Fatevi largo, tutte e due, c'è una fascia e una coroncina qua da mettere, servono due persone. No, venite, vieni. Vorrei anche la figlia, se fosse possibile, ma qualcuno deve pure lavorare in sto posto, giusto? Ed eccoci per la prima volta durante quest'anno, nella prima tappa, a celebrare questo momento speciale, questa vittoria, la prima di una lunga serie di tappe che ci accompagneranno anche in questa 13ª edizione. Un applauso! Sei meravigliose ragazze, un posto straordinario come il Don Peppino per una serata ricca di bellezza e di emozione, una giuria competente. Miss Don Peppino Mazzano e la numero 5, Francesca Martinazzi. Vieni Francesca, vieni al mio fianco. Finiamo come sempre con la bellezza del mister da questa parte della Miss. Vorrei qui con me anche, se sono ancora in giro, i vincitori in carica, ovvero la nostra Noemi e il nostro Matteo, che piano i nomi li imparo, adesso li leggo, poi li imparerò a memoria. Grazie a Franco Mussari, il nostro patrone straordinario. Grazie a Georgiana Ene, coreografa insostituibile. Buonanotte a tutti, viva Don Peppino!